tutti, con voi c'è Arthur Mamedov da Hobbit.it, quindi hvisarthur, e oggi installiamo Node.js e Bower per scaricarci gli ultimi pacchetti sempre aggiornati da internet, quindi ad esempio il pacchetto Bootstrap, il pacchetto JQuery, AngularJS, eccetera eccetera, perché in sti giorni ho incontrato sto problema, mi era caduta la connessione internet perché ci sono dei lavori in corso e avevo sul computer praticamente una situazione di stallo dove i pacchetti li prendo dal CDN e non c'erano, quindi ho iniziato a cercare tra vari siti i file giusti, ma comunque non erano aggiornati, quindi oggi ho deciso, appena è tornata la connessione, di assicurarmi che ci sia tutto. Allora, scarichiamo per prima cosa Node.js, clicchiamo questo install, salviamo il file, dopodiché apriamolo, seguiamo l'installazione con il classico avanti avanti avanti, o nel mio caso, che ho il sistema operativo in inglese, sarà next 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 next. Next, accettiamo, next, installiamolo in program files Node.js, installiamo tutto quello che lui consiglia e alla fine dell'installazione finish o fine, appunto. Perfetto, andiamo a cercarlo tra i nostri programmi. Node.js, che ha installato la Node.js command prompt e la Node.js così. Ok, ora vi dico che è consigliabile avere anche GitHub o Git installato tra i programmi. Eccolo qui, nel mio caso GitHub con la Git Shell e con il GUI di GitHub, e proviamo a installare un pacchetto, quindi npm, vediamo se funziona. Apriamo l'altra shell di Node.js, quella command prompt, che sembra essere più pratica. NPM si traduce come Node Package Manager e serve appunto per gestire i pacchetti installabili con Node.js. Come vedete ha tutti questi comandi, possiamo vedere where, cmd, help, faq, quick, tralala. E andiamo a vedere Bower con Node Package Manager come si può installare. Bower, se non lo sapete, è appunto anche lui un package manager, ma per il web, mentre Node.js fa lavorare con già applicazioni, diciamo, e Bower lavora con, ad esempio, adesso qua non mi ricordo dov'è la repository dei pacchetti, lavora con i pacchetti web, cioè jQuery, Bootstrap, AngularJS, ReactJS. Vediamo se ReactJS è installabile. Ecco, qualcosina c'è, altrimenti più conosciuti a noi, ad esempio jQuery, qui c'è file upload, Flux, e infatti ci sono tanti plugin. Ok, Bower, install gbower, scriviamo il comando npm install g, che sarà global bower, così installiamo bower globalmente e lo possiamo usare in qualsiasi shell. Ecco che avanza, ci vorrà qualche minuto e quindi attendiamo, giriamoci i pollici intanto, oppure andiamo a prepararci quello che scaricheremo con Bower, quindi jQuery. Ecco, vediamo se lo troviamo tra i pacchetti qui, jCarousel, AutoSize, Lightbox, Slider, Scroll To. Alcuni li conosciamo, alcuni suonano nuovi, e vediamo se ne apriamo uno cosa succede. Si apre direttamente GitHub, e su GitHub ovviamente c'è la spiegazione, tutto quanto per usare un pacchetto di solito. a general purpose library for building credit card forms, validating inputs and formatting number. Questa è una libreria per lavorare con i prezzi, ecco, diciamo così. Perfetto, ma noi volevamo il jQuery, quello originale. Come si fa a prendere? Lo vediamo su jQuery.com. E un altro che non può mancare è get bootstrap jQuery. Download jQuery, vediamo dove ci porta. Ci porta sulla pagina giusta, perfetto. Vediamo Bower install jQuery, tutto semplicissimo, e quindi dopo faremo esattamente così. Poi invece andiamo in getting starter, ecco, install with Bower. Come vedete Bower è utilizzato da moltissime librerie. Qui abbiamo finito l'installazione, possiamo leggere tutto quello che è stato installato. E giusto per conclusione vi spiego che cos'era il comando che abbiamo usato: npm help install. Scusate, no, devo anche scrivere, sono usciti tutti i comandi di Node Package Manager, ma io volevo vedere Bower install help. No, abbiamo appena provato a installare una libreria che si chiama help, sbagliatissimo, Bower help install, ecco, magari così, ecco, install, e possiamo vedere tutti i comandi che ha. Quindi vi volevo far vedere giusto questo. Ok, ora possiamo installare ad esempio il jQuery. Bower install jQuery, non specifichiamo nient'altro, e abbiamo un problema molto comune: è no git, cioè ci manca git nella path in cui stiamo andando a installare. Per risolvere questo problema prendiamo appunto la shell di GitHub o di git, una qualsiasi shell di git, come vi dicevo prima, e scriviamo il comando Bower install jQuery direttamente da lì. Eccola qui, sembra che si stia caricando, ed ecco che è pronta a funzionare. Allora, come prima cosa, vedete, se io adesso scrivo il comando di cui parlavamo, si installerà in with Arthur documents GitHub, cioè esattamente qui, documents, e la cartella GitHub. Come vedete adesso c'è solo Java, e se noi andiamo a installare jQuery trovandoci qui, comparirà tra pochissimo anche tutta la cartella che conterrà i file di jQuery. Perfetto, completato Bower components jQuery, e qui avremo in search abbiamo più cose di quelle che di solito si scaricano con jQuery. Quindi jQuery dist, eccolo, jQuery normale, jQuery min, sicuramente dell'ultima versione, anzi la versione la possiamo vedere esattamente qui, abbiamo installato la 2.1.4. jQuery 2x has the same API as jQuery 1 but does not support Internet Explorer 6, 7, 8. Non lo so cosa conviene di più, avere jQuery 2 o jQuery 1, perché il 2 io ho sempre visto il suo, la sua mancanza, che non supporta Internet Explorer. E quindi io di solito prendevo l'ultima della 1.x, quindi la 1.11.3. Come possiamo fare questa cosa? Vediamo se c'è un aiutino sul sito di GitHub, no? Quindi Bower help, vediamo che comando ci potrebbe aiutare. Info install link list local package, no, version search register prune lookup. Cacchio. Info fa... proviamo ad utilizzare Bower info e ci esce una mega lista così di tutte le versioni, tutte le cose che comprende, chi è l'autore, eccetera eccetera. E quindi noi andiamo a prendere l'ultima versione, la 1.11.3, vediamo se corrisponde, sì, e installiamo esattamente quella. E quindi scriviamo bower install jQuery, cancelletto la sua versione 1.11.3. in questo modo però cosa avviene? Che noi abbiamo già localmente installato un pacchetto di jQuery, solo di un'altra versione. Quindi quello che succede è che Bower ci chiede di scegliere un'opzione 1, 2 o 3. La 3 dice jQuery 1.11.3 si installerà come 1.11.3 sovrascrivendo jQuery che abbiamo attualmente. Poi abbiamo jQuery, lasciare jQuery 2.1.4 oppure installare jQuery 1.9.1. La terza è proprio bruttissima, no, non capisco cosa vuol dire. The choice with BowerJS. Allora noi cerchiamo di annullare tutto, quit, no, control Q, alt Q, no, non riusciamo ad uscire, quindi dobbiamo per forza specificare un'opzione. Allora specifichiamo la prima e sovrascriviamo jQuery che abbiamo attualmente. Quindi andando in Bower component jQuery dist, aprendo uno dei file, non avremo più jQuery 2.1.4 ma abbiamo 1.11.3. E quindi ci tocca reinstallare il 2.11.1.4. per farlo installiamolo in un nuovo modo, installandolo con un altro nome. Scriviamo sempre bower install, che è il comando giusto, e ora scriviamo jQuery 2, che sarà il nome di... il nome locale, dopodiché ci mettiamo un uguale a jQuery della versione 2.1.4. quest'ultima cosa potevamo non scriverla visto che è l'ultima versione, ma per essere completi l'abbiamo fatto. E ora in jQuery 2 con questi semplici comandi avremo invece il nostro v2.1.4. perfetto. Installiamo anche Bootstrap, Bower install Bootstrap, e dopodiché potrei dire che abbiamo visto come funziona. Potete installare tutti i pacchetti che vi servono e vediamo solamente un'ultima cosa, il comando update, che ogni tanto dovrete usare per aggiornare tutto quello che c'è di installato con Bower sul vostro Bootstrap. Avevo scritto malissimo. Intanto è stato installato, sembrerebbe, anche Bootstrap e anche jQuery 2.1.4. Che cosa ci vogliono dire con questo? Bower Components, eccolo, Bootstrap, e qui abbiamo tutto, i JS scomposti. Ed ecco, in dist troviamo il nostro classico bootstrap min e il nostro bootstrap css min. Perfetto. I fonts e siamo a cavallo. Vediamo Bower update, che ci dirà che adesso non c'è niente da aggiornare perché abbiamo appena scaricato le ultime versioni sia di Bootstrap, che è la 3.3.4, sia di jQuery Git, che è la 2.1.4, e quindi tutto ok. Va bene, possiamo concludere questa video lezione. Abbiamo visto come scaricare in modo facile i pacchetti. Io ora mi scarico tutti quelli di cui ho bisogno e vi consiglio di fare la stessa cosa. Non si sa mai che rimanete senza internet e dovete lavorare in locale senza i nostri amatissimi CDN. Ok, grazie dell'attenzione, buona giornata e buon coding. Se vi è piaciuta la video lezione, cliccate mi piace, condividete la video lezione, iscrivetevi al canale, spargete la voce, eccetera eccetera. Con voi c'era Arthur, ciao ciao.